Non abbiate paura. Desti! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo. Quest'oggi combattiamo per tutto ciò che ritenete caro su questa bella terra. Radio Notting Hill, prodotto dai giovani dell'Associazione San Giovanni Paolo II, il podcast che si erge contro il relativismo, che si preoccupa di ribadire che le foglie sono verdi d'estate. Un aiuto contro la dittatura mediatica del mondo moderno, perché si sa, gli uomini di oggi sono dogmatici ma senza saperlo, sono liberi ma si dimenticano facilmente del loro credo. In poche parole, questo dogma inconscio spesso fa diventare molti uomini schiavi del loro pregiudizio. Verità, verità, verità. La storia non è segnata solo dai grandi re o imperatori. La storia la fanno anche gli uomini comuni mossi dal desiderio di difendere ciò che gli sta più a cuore. A proposito, vi parleremo degli insorgenti. Ma chi sono gli insorgenti? Gli insorgenti sono uomini comuni, in prevalenza popolani, artigiani, contadini, montanari, preti, anche se non manca qualche piccolo nobile, i quali prendono le armi e si uniscono spontaneamente per difendere se stessi e soprattutto la religione cattolica, la chiesa, la famiglia e la proprietà nel momento della calata dei francesi che nulla risparmiano al loro passaggio. Questi sono uomini che entrano nei paesi con ingenua e sincera baldanza al grido di «Viva Maria, viva il Papa, viva il Re!» e si scontrano senza paura di morire con il potente esercito del potere. Sono armati con fucili da caccia, forconi, zappe, falci, bastoni. Si vestono come contadini e montanari, dormono dove capita, attenti ad ogni fruscio della natura circostante. Sono l'esercito invisibile, fatto di reclute dell'ultima ora, che per molto tempo metterà in scacco l'esercito più forte del mondo, dell'uomo più temibile del suo tempo. Hanno tutto da perdere da questa guerra e da riguadagnare hanno il proprio paese, le proprie cose, la propria libertà. Sono per lo più digiuni di politica e di armi, salvo alcuni, e si muovono con spontaneo amore per la vera libertà di vivere ed organizzare la propria vita secondo la tradizione. Siamo sul finire del 1700. Le Marche erano una regione fertile, ben coltivata e generosa. Nel 1750 il disboscamento selvaggio provocò una penuria di legname e un vertiginoso aumento del suo prezzo, proibitivo per le famiglie povere. Monsignor Pallotta descriveva così i contadini dell'Appennino umbro-marchigiano. Quella povera gente si ciba di pane fatto con ghianda seccata al forno e macinata con la quarta parte di grano. In altri paesi mangiano assai migliore i cani da caccia. Le popolazioni erano afflitte da pellagra, rachitismo, broncopolmoniti e dissenteria, una situazione peraltro molto simile ad altri luoghi d'Italia. Nel 1796 i francesi di Napoleone Bonaparte scendono in Italia, dando inizio alla campagna d'Italia. I primi segni di insorgenze li affrontano nel Regno di Sardegna, nel Milanese e una fortissima e spontanea resistenza nelle legazioni pontificie. Dopo una breve pausa ricominciano la loro discesa nel 1797. Spingendosi fino a Tolentino nelle Marche. Le truppe pontificie vengono sbaragliate e Papa Pio VI fu costretto a firmare una pace gravosissima, con la quale cederà alla Francia il territorio di Avignone, tutte le legazioni e la Romagna. La calata dei francesi tra il 1796 e il 1797 nella Romagna provocò i famosi fatti di Lugo, che meritano l'appellativo di Vandea italiana. Tutta l'Italia si oppose, i francesi non trovarono mai una buona accoglienza. Nelle Marche il fenomeno dell'insorgenza trovò un humus fecondo fin dall'inizio. Napoleone raggiunse la pace di Tolentino tra il terrore delle popolazioni, eppure proprio in quei giorni Sant'Elpidio a Mare e il contado a Tornofermo insorgono in maniera totalmente spontanea, rivelando i veri sentimenti del popolo. Il popolo ha chiara una sola idea, non vuole i francesi. La gente ha capito subito di cosa sono in cerca i rivoluzionari, razziare e depredare. Il furto sacrilego nelle chiese, la loro profanazione sistematica e soprattutto la razzia del tesoro della Santa Casa di Loreto sono eventi che segnano un discrimine insuperabile. La ripresa della campagna francese nel 1798 trova ancora l'opposizione del popolo nell'aprile di quell'anno. Insorgono Maltignano, Rotella, Appignano, Offida, Castignano e Ancarano. Gli autori di queste guerriglie vengono chiamati insorgenti. I francesi inviano da Fermo un numeroso reparto di truppa a sedare gli animi,
guidato dal feroce generale Guardanne. Tutto ciò non fa che inasprire gli animi di quelli che ormai sono comunemente noti come gli insorgenti, i quali continuano ad infastidire gli invasori in una sorta di mordi e fuggi in tutto l'Ascolano ed il Fermano, fino all'arrivo dei Borbonici. Alla fine del 1798 i Borbonici giungono nelle Marche per sgominare i francesi, che oramai minacciano anche il regno di Napoli. Il 24 novembre il maresciallo borbonico Gaspare de Michéru varca il Tronto alla guida di un nutritissimo esercito di diverse migliaia tra fanti, cavallereggi, artiglieri, accolto dalla popolazione come liberatore dal nemico francese. Da mesi era in contatto con l'abate Giuseppe Cellini di Ripatranzone, il quale in quei giorni riunisce una massa di volontari, abbatte l'albero della libertà posto in piazza dai francesi, risistema le insegne pontificie, dichiara decaduto il governo della Repubblica Romana e si reca a dar man forte al de Michéru, incontrandolo a San Benedetto. Il 25 arrivano ad Ancarano e Maltignano 1500 fanti e 200 cavalieri borbonici, che nella notte si avvicinano ad Ascoli, vi entrano appena intimata la resa delle truppe nemiche, che si danno alla fuga seguiti dalle grida di giubilo per l'arrivo dei napoletani. Il 28 novembre le truppe si concentrano a Torre di Palma, dove nel pomeriggio si svolge una battaglia tra i francesi guidati dai generali Casabianca, Rusca e Monnier e i borbonici di de Michéru. Ma come disse padre Stanislao de Lellis, sacerdote ascolano, testimone dei fatti, gli ufficiali borbonici hanno tradito il re Ferdinando, fuggendo precipitosamente nei propri confini. I francesi li inseguono fino in Abruzzo, rientrano in Ascoli e saccheggiano la città per aver accolto festosamente i borbonici, occupano il Teramano e si avviano alla conquista del regno di Napoli. A questo punto parte la rivolta popolare. Il 5 gennaio 1799 Giuseppe Costantin, detto Sciabolone, un umile contadino di Lisciano, distrugge insieme ai suoi compagni in un'imboscata a Ponte d'Arli una guarnigione guidata dal generale Sebastiano Planta. Sono circa 100 gli uomini che vengono assaltati dagli insorgenti di Sciabolone, coraggiosissimo contadino dal tiro infallibile. Ben pochi rientrano in Ascoli, un solo insorgente muore. Queste rivolte continueranno ancora per molti anni prima di essere liberati totalmente. Ma qual era il vero motivo per cui combattevano? Cosa chiedevano Sciabolone e gli altri insorgenti? Che si continuino a celebrare le sacre funzioni della Chiesa, che si suonino le campane come sempre, che si predichino l'Avvento e la Quaresima. Questa gente offre la vita per tali motivi. La loro prima spinta, la più vera, è la difesa di ciò che questi montanari hanno di più chiaro: la fede. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Quest'oggi combattiamo per tutto ciò che ritenete caro su questa bella terra. Radio Notting Hill, prodotto dai giovani dell'Associazione San Giovanni Paolo II, il podcast che si erge contro il relativismo, che si preoccupa di ribadire che le foglie sono verdi d'estate. Un aiuto contro la dittatura mediatica del mondo moderno, perché si sa, gli uomini di oggi sono dogmatici ma senza saperlo. Sono liberi ma si dimenticano facilmente del loro credo. In poche parole, questo dogma inconscio spesso fa diventare molti uomini schiavi del loro pregiudizio. Verità, verità, verità.